Vabbè, intanto proviamo qua il macchinario nuovo, è in prova, vediamo se io mando Zoom e Fradeo, andiamo a vedere qua come che è sto Sion, perché abbiamo il treno, perché se mi si arriva un po' massa messaggi, vorrei mia che fosse qualche rogna. E vabbè, chissà se il tosato è asse che ha fatto una schianta, oppure mi tocca farlo mia, forse le pignate. Va bene, andiamo dentro. Ah beh, a posto. Cosa che vedo là? Madonna santa, cosa hai combinato qua? Mi venza mai. Mi venza mai. Per avere il parcheggio di qua. Allora, non siamo in mezzo. Monto giù, carico i polmoni e leggermente dico Uber. Buongiorno Uber. Ah, buongiorno. Sì, buonasera, più che altro, sono le 6 e mezza. Benissimo de pacca, vai, dai. Sentiamo un rumorino qua in alto, sto anche pulendo i pannelli solari. Ops, sì, ecco. intanto ciao Pierpaolo. Buongiorno, buonasera Cristian. Buonasera. Ma così per capire, parcheggio nuovo fatto insieme a Cupoea. Sì. Cosa comporta? Le cupole leggermente in sovraccarico. Le stavo leggermente appiattendo. Ok, allora va a prendere il registro subito del carico degli ultimi 2 giorni de pacca. Ok. Ecco qua i registri dei carichi che sono arrivati e di quanto è stato buttato dentro. Allora, calcolatrice del telefono alla mano. Allora, 11.000, 26.000, 33.000, 52.500, per un totale di scarico zero. Ok, allora, dite si buon fare i conti con la calcolatrice, no? Beh sì, Buon. per forza. Allora, se il carico giornaliero non va ad eccedere i 40.000 litri, giusto? Giusto. Boh, e guardate che navi carica dei 70.000 il giorno prima e 80.000 il giorno dopo. Cosa significa? Boh, Che è sovraccarico l'impianto. allora, le conseguenze, le cupole del gasometro, fra poco le troviamo nel paese vicino. Forse non trovi neanche il paese qui vicino. Allora, mi adesso te vedi, te sai che mi da stasera sono in ferie, giusto? Sì, ho visto i messaggi. Di conseguenza, qua o troviamo una maniera per sistemare le robe. Dopo, scusami un attimo, vado un attimo il digestato perché non mi sa che mi ingavi combinare una par colore qua. Allora. Boh, c'è un odore strano. Ma digestato, quanto che ne avevo portato via? Al momento penso quasi niente, perché non ho visto botti arrivare. Visto digestato qua non va mia bene. Cioè, ti senti dall'odore, che ha un odore strano, cioè, quasi da acido e non, Sì, no. non è come gli altri. Secondo me qua devi sbagliare la carica e devi caricare un po' troppo e male. Infatti, prima sentivo là sulla sala macchine un rumorino un po' strano. Sì, ma per il motore non se mi interessa tanto perché i motori si giusta, però la parte biologica qua proprio non va bene. Questi trascinamenti è qualcosa di strano. Ma nel senso, per paura di prendere qualche saccagnata di parole, mi hai nascosto qualcosa per caso? Ci sono problemi? No, beh, è stato caricato più del solito perché c'è stata una elevata richiesta da parte del cliente. E basta. Sicuro? Basta, sicuro? Più di così non c'è altro.
gentilmente mi fai sapere subito che chiamo chi ha portato via il digestato qua, perché secondo me non va affatto bene. Assolutamente, questo qua è un digestato che assolutamente non può essere sparso in giro per i campi e neanche utilizzato. Assolutamente. Cioè qua la carica va male, il digestore va male, e noi stiamo producendo gas, ma Niente bio. no. Direi che prima Cioè, non o poi si è guarda qua, danneggiato cioè. qualcosa all'interno, ma Ah no, cioè. ma vedi anche la carica sbagliata. Cioè. No. Qua non va bene. Pierpaolo, ti ho detto che se c'erano problemi, cioè ti ho dato dei numeri a cui attenerti. Non è giusto che tu faccia quello che vuoi. Cioè, io ti ho lasciato qua in fiducia. Eravamo d'accordo che nel momento in cui c'era qualcosa che non sapevi gestire, mi chiamavi. Questo qua adesso non va bene, capito? Non va bene, non va affatto bene, perché avere un contrappeso del genere per tenere ferma una cosa è già da denuncia. Punto primo. Punto secondo, le miscele te le ho date, ti ho dato le ricette. Quelle sono e quelle devono restare. Boh, e adesso mi prendo io Capisco. l'onere, chiamo io Marco o chi per esso, quel digestato lì deve sparire. Dato che era l'unico a essere passato per di qua. Vabbè, adesso mi metto lì nel mezzo a fare una telefonata, un paio di telefonate, poi tu intanto cominci a organizzare un po' di botti e il resto, che vediamo come smaltirlo. Ok, mando E mi qualche messaggio raccomando, alle no, imprese. no, tu In imprese. prendi le carte, non fai nulla, prima domandi a me. Ok, perfetto. Intanto vediamo qua come venire fuori da sta rogna. Vediamo se risponde al telefono. Ehi Plato, sì, qui Cinque Cinque Servizio Spool Game di Capolè. Oh, eccolo, salve Christian Anderson, Ah, tra parentesi buongiorno. che va in ferie, chiusa parentesi, Ah, beato dal lei. biogas. Ah, bene, Allora, bene, ho sì, conosco bisogno zona. subito, anzi direi prima di subito, di due Certo. autotreni con botte da, cosa avete, 40 metri cubi? 30? Ah, più o meno, adesso non le Sì. condale, ma sì, essere belle grandi. Bene, allora subito qua il biogas, caricate entrambi, dovete fare la spoglia fino a svuotare completamente la vasca lì qua, me lo portate giù all'impianto di depurazione della città vicina. Ho Ok, va bene. già Quanti sentito il litri capo essere? impianto, non mi interessa. Quello che è da far viaggi lo fate. Va bene, adesso chiamo qua mio fratello Jing e Sì? arriviamo subito. Va Benissimo, vi bene. aspetto qua in impianto, grazie. Certo, andiamo subito. Grazie. Oggi. Adesso bisogna cacciare Marco. Come si fa a fare il numero da nuovo? Allora, 69, 69, 69, 6. Allora, vediamo di fare il numero da Marco. 69, 69, 69, 9. Vediamo se suona. Pagacione. Provo. Ehi Marco, su Cristian. Ehi, Cristian, dimmi. Ascoltami un attimo. Dimmi tutto. Allora, volevo dirti che qua il biogas, un pochetto stiamo fermi. Eh Come stiamo fermi? sì. Allora, mi sono tornato oggi, ho trovato qua Pierpaolo che mi ha un po' fatto vedere i registri carico Sì. scarico e non mi ammassa bene. Come mai? Massa poca Volevo roba? avverti. Come No, la forse. caricare ancora di più? No, fermi tutti. Allora, partiamo dall'inizio. Già sta a caricare un 50% in più della carica massima dell'impianto. Di conseguenza, sì che te l'hai prodotto di più, però il digestato non si è mai esaurito. Ok? Anche il processo biologico si è totalmente. Sfasato, no. Lasciami il termine, ribalta. Il digestato ha un odore nauseabondo e il processo non si esaurì, ok?
Sì, non riesce a processare No. completamente, quindi butta via roba che ancora. Mi penso che se mo devo buttare fuori, cioè il disestato sia non conforme a nessuna normativa possibile immaginabile. Cavolino, ma da quanto tempo? Non gol dal giorno preciso, però c'è un tocchetto che non va avanti così, cioè da quando che si sta caricando più del consentito. Dunque vuol dire che c'è un tocchettino da quando che Migo la sa a Pierpaolo la gestione che dopo mi sono via, l'ho dovuto far fora. Penso che sia da quella data lì. Dunque non so quanti viaggi che si sta portando in giro. Mamma mia. Allora, l'impianto adesso è fermo, Ok. il digestato, cosa c'è, ma quelli di trasporti, lo portiamo via tutto e lo porto Ok. giù all'impianto di depurazione della città, questa qua vicina. Ma allora forse è un bel problema, ma molto grosso. Perché comunque ho ancora batteri attivi nel processo. Ultimamente prima di ricaricare tutto per il secondo giro, avevo già svuotato Sì. tutto. La roba si sta buttando sui campi, però. Potrei essere che oltre a salmonellosi, cioè, oltre a salmonella, eccetera, potrebbe essere qualcos'altro. Perché effettivamente abbiamo dei problemi con le bestie, se gamma è quasi tutte le bestie. I mega blocca tutte le vendite degli animali e adesso attualmente sono in pausa in attesa delle ultime carte, ultime robe, ma ho idea che qua abbiamo devastato 3/4 dei campi Sì, diciamo della che se zona. è un par di cicli produttivi di tempo, i campi si mette a posto perché però già ti aspetti minimo un annetto. Ma il problema è che qua i mefanovo si sa che è una roba del Ah, genere. so, certo. Ciao, quello che posso fare, come ti ho detto adesso, svuotiamo tutto e portiamo all'impianto. Però il biogas è meglio fermarlo. Sì, no. Adesso sbara, stiamo a sentire un attimo cosa che mi dice. Ieri venisti a fare analisi ieri, però c'è un attimo di tempo. Però al momento sto tutto fermo finché non ha i risultati effettivi dell'analisi. Certo che roba che ne abbiamo buttata via tanta, ma tanta, ma tanta, 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 perché l'ultimo carico cosa è stato fatto? Che c'era tutte e due le trincee colme e tutte le vasche dei letami piene che abbiamo svuotato tutto nel giro di pochi giorni. Vabbè, intanto adesso vedrò l'istruzione per Paolo e dopo tiriamo giù la sbarra appena che ha svuotato tutto e che faccio fare manutenzione, lo mettiamo in fermata. Se meglio sì, se no qua rischi anche Scusa un a te, attimo, insomma. Marco, che intanto chiamo Paolo. Vabbè. Saluti intanto. Bon, Ciao ciao. ciao. Paolo? Paolo? Dica. Dai qua, subito. Ecco. Allora, ascolta. E adesso dovrebbero arrivare i trasportatori con due autotreni. Fai Ok. caricare, fai lavare la cisterna, fai lavare Sì. e poi cominci a tirare dei digestori, ok? A Direttamente. posto. Vieni qua con il tubo e tiri da qua. Anzi, scusami, da qua. Fai tirare da questa valvola qua. E fai Ok. svuotare tutti e due i digestori. Ok, perfetto. Quando sono vuoti, vai là in sala comando e chiudi e abbassi l'interruttore di media. Chiuso. Ok? Ok. Bene. Finché non viene qualcuno a dirti che è a posto, tu resti qua piantonato e rispondi alle domande. Se ci sono problemi, mi chiami. Va benissimo. Fai pulizia, tira tutto bene, piazzale che sia a posto, non deve entrare nulla. Ok? Perfetto. Allora dico di la toglio online.
la torni là in alto, chiami il gruista e la tirate giù appena avete svuotato tutto. Per motivi di Ok. sicurezza, quella là deve sparire. Sì. Va bon. Perfetto. Pierpaolo, mi raccomando. Ti informo su tutti i passaggi. Boh, ok, mi raccomando. Boh, torno. Te lo dico l'ultima volta. Mi raccomando, se ci sono problemi, chiamare istantaneamente. Ricevuto. Che non ci sappiamo da nuovo nelle solite maniere, perché stavolta te faccio fare un giro sotto il trattore. Non è Vabbè. tanto bello per andare sotto il No. trattore. No. Vediamo cosa succede sto giro. Tanto adesso tiro su il mezzo qua e voi in ferie. E avanti. Qua non arrivano più i camionisti. Oh là. Ma guarda che fanno danni. Ah, buongiorno, grazie al pulgo trasporto lì qua, mi trasporto tutto. Avete chiamato signor Christian per il problema con biogas. Sì, io sono Lei è? l'addetto per Paolo, Ah, Uber, bene, piacere. perfetto, perfetto. Dove io dovrei fare il rifornimento? Da qua, c'è una manichetta. Dovete attaccarvi da qui. Da Ah, ok, perfetto, va qui vi bene, ok. attaccate e aspirate tutto quello che serve aspirare. E fino a svuotarle. Va bene, lei sa bene quante liti essere? No, perché i computer e gli accessi c'è solo qui Christian. E dovrebbe. Forse voi con i camion avete qualche dispositivo particolare per leggerli. Ah sì, noi andare a occhio a vedere quanti rimorchi fa e dopo dire te quanto essere le quantità, va bene? Ok, cioè, vi ho spiegato già il percorso da fare, E da dove andare a intanto smaltire. portare tutta roba giù portare roba depuratore giù in paese, giù da qualche parte, e loro fanno tutto e noi essere a posto. Ok, perfetto. E io vado Bene, una mano qua a allora. collegare i tubi. E certo, grazie. Adesso qua chiamo un attimo mio fratello Jing, che è un po', diciamo, muto, e se gli spiego anche lui cose. Ok. Oh, Jing, vieni giù dal camion. Allora, adesso devo portare via tutto questo lì qua, ma vedete qua? Delle due cupole? Bene, qui è il tubo dove noi andare a prendere pupù liquida e portare giù paese, va bene? Capito? Bravo. Bene, adesso parto io, dopodiché vedo di spiegare anche a mio fratello qua dove essere posto, perché lui non me l'ha mai visto. Adesso io faccio la manovra e tu Dico. vedere danni, non sarà colpa mia. Quanto essere lungo il tubo? 2 metri, penso. Ah, bene, perfetto. Forse non un pelo di più. Bene, bene. Attacca lì, aspetta che do una mano a te. Aspetta, qua, Attacca qui, vedi c'è la manichetta bocchetta. attaccata. Vai. Oh. Un attimo che apro la valvola. Ecco, grazie. A posto. Vai pure. Va bene. Ebbene, inizia l'impile, adesso bisogna aspettare, se il processo è lungo, se le rimorchio anche grande, quindi metterle un po' tempo. Più o meno quanto litri portate via? In Ah, ogni adesso cisterna. io dire te. Ah, aspetta un attimo, che non ricordare perché avevo le botte da un po' di tempo e non avevo memoria. Ah, penso 40.000 litri, occhio, adesso non ricordo bene esattamente. Un attimo che Boh, aspetta, controllo qui chiudo su la calde. valvola. Ok. Allora, no, è 30.000 litri di liquami. Va Ok, valvola bene. chiusa, un attimo che sgancio la manichetta. Bene. A posto, procedi Bene, pure. grazie mille. Hai Jing. Agganciata. Valvola aperta. Eh sì, proprio brutto sto colore.
A posto, sgancio manichetta. A posto, fonare. Sistemiamo qua. Teniamo 60.000 litri e andati.